Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa «maestro». «Dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore. Iniziamo il cammino nelle domeniche del tempo ordinario e interrompiamo la lettura del Vangelo di Marco per ascoltare una delle pagine più belle del Vangelo di Giovanni. Proprio all'inizio, è la seconda volta che Gesù appare nel Vangelo di Giovanni, ma la prima volta è solo passato. È passato senza dire niente. Invece questa volta Gesù passa ancora e Giovanni il Battista lo indica con quella frase che noi ripetiamo in tutte le messe: «Ecco l'agnello di Dio». Ecco l'agnello di Dio, cioè colui che prende su di sé il peccato del mondo, come l'agnello che veniva immolato a Pasqua, come l'agnello di cui parla il profeta Isaia, che viene condotto mansueto al macello. Ecco allora Gesù che passa e il Battista che manda i suoi discepoli, Andrea e un altro discepolo senza nome, in cui ognuno di noi può mettere il suo nome, ecco, li manda a seguire Gesù. E loro vanno. Ci vuole nella vita, spesso ci vuole un maestro, una guida, uno più grande di noi che ci aiuti a seguire Gesù, ad andare da Gesù, che ci instradi verso il Signore Gesù. E loro vanno e si mettono a seguirlo, verbo tipico di tutti i Vangeli per indicare i discepoli. La posizione del discepolo è proprio quella di seguire il Signore. Lui decide la strada, noi stiamo dietro. E Gesù, vedendo che lo seguivano, disse, è la prima parola che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, una domanda: che cosa cercate? Che cercate? Cioè, naturalmente non è solamente una banalità di dire cosa volete perché mi seguite, ma è una domanda molto profonda. Ecco, proprio perché mi seguite? Cioè, che cosa vi aspettate di trovare seguendo me? È la domanda fatta a tutti i discepoli di Gesù, fatta a noi, cioè perché tu segui Gesù? Che cosa ti aspetti di trovare seguendo Gesù? Ecco, e anche la loro risposta: Rabbì, maestro, dove dimori, dove abiti? Non vuol solo dire qual è l'indirizzo di casa tua, ma vuole dire qual è il tuo mondo, dove hai le tue fondamenta, quali sono i valori che ti guidano nella vita, qual è la tua visione di Dio, della vita, dei rapporti, ecco, qual è il tuo mondo, no? Venite e vedrete, cioè state con me, fate esperienza di me e allora vi si aprirà il mio mondo. L'incontro con Gesù è il cuore della fede. La fede non è tanto una dottrina da imparare, una morale da seguire, ma è un incontro da fare.
l'incontro con la persona di Gesù. E allora andarono, videro e rimasero con lui. Ecco, c'è questi tre verbi molto belli: andarono, videro, rimasero. C'è un andare, c'è un mettersi in movimento, c'è un vedere profondo con gli occhi della fede, c'è un rimanere, c'è un restare, c'è un fare esperienza del Signore Gesù. E allora dice Giovanni, erano circa le 4 del pomeriggio. Perché questa annotazione dell'ora? Perché quell'ora ha cambiato la loro vita. Quell'ora è stata l'ora decisiva, quell'incontro è stato un incontro che veramente ha modificato totalmente il loro modo di vedere le cose. Infatti appena torna a casa Andrea non può non dire subito di questo incontro a suo fratello Simone, che diventerà poi Pietro. Ecco perché quando incontri Gesù non puoi tenerlo per te questo incontro, lo devi raccontare, lo devi testimoniare, lo devi contagiare in senso buono tutti quelli che fanno parte della tua vita, perché è stato troppo bello quell'incontro. Chiediamo al Signore che ci aiuti a farlo, a viverlo e a rinnovarlo ogni giorno, questo incontro con Lui.